Vedute urbane di Bergamo e Gerusalemme, proiezioni che raccontano episodi di interni del Rinascimento italiano e l'immagine del crocifisso di Giotto in Santa Maria Novella, ripreso mentre ci guarda e mentre lo stiamo guardando. Una mostra suggestiva, quella di Vincenzo Castella, in linea d'aria, collocata in un luogo altrettanto suggestivo, l'ex oratorio di San Lupo. Questa sua esposizione, ammirabile fino al prossimo 30 giugno, è una prosecuzione di scenari di realtà allestita lo scorso aprile in occasione del cinquantenario dell'impresa Percassi, che è anche promotrice della mostra di San Lupo. In entrambi i casi l'artista napoletano si concentra su immagini che indagano la vita e le relazioni nella città contemporanea. È più che altro anche il tentativo di ragionare sulla realtà della fotografia moderna, su dove sta andando la fotografia moderna, dove finisce un periodo più legato alla creatività, agli impulsi autoriali e dove c'è invece un'analisi, uno smontaggio e rimontaggio delle figure che si ricompongono in un quadro diverso e riformano quasi un'immagine nuova. Non a caso è stato scelto l'ex oratorio di San Lupo, luogo espositivo del Museo Bernareggi dedicato proprio all'arte contemporanea. Questo spazio è magico, è ideale per delle mostre di arte contemporanea e quindi ci permette, diciamo, di offrire alla città sempre questi capitoli dell'arte di oggi con cui ciascuno di noi poi si può confrontare. Il prossimo 17 maggio alle 17.30 nella Sala Ipogea del Museo Bernareggi verrà inoltre presentato il catalogo dell'esposizione pubblicato dall'ECTA.